Buongiorno a tutti, ben ritrovati su TeleTrading TV. Io sono Stefano Pisano, responsabile per Trendy.biz, della rubrica sul Forex, quindi sulle valute, e della rubrica su azionario. La rubrica Forex quotidianamente, tutti i giorni, pubblichiamo livelli operativi con supporto, resistenze, target, ripeto tutti i giorni e con previsioni sul mercato Forex e in maniera analoga anche sul mercato azionario. Quotidianamente, tutti i giorni, pubblichiamo appunto report con la prima parte di previsione sull'indice, sull'S&P MIB, con livelli operativi del nostro indice. E parti successive con previsioni e titoli eventualmente su cui speculare nel breve termine. Chi fosse interessato può trovare questi servizi sul nostro sito trendy.biz. Ecco, partiamo subito con l'analisi Forex e in particolare vorrei fare un aggiornamento dei livelli sull'euro-dollaro. Ecco, partiamo prima da un grafico di brevissimo termine, questo è un grafico intraday a candele 30 minuti. Ecco, in questo grafico potete notare questa esplosione di volatilità che si è avuta alla rottura dei 47,5, quindi siamo usciti dal range delle ultime sedute tra i 46,25 e i 47,5, quindi un range di poco più di una figura che questo range violato appunto potrebbe portare ha un'esplosione di volatilità ancora probabilmente non conclusa, non terminata, pari a circa una figura, quindi più o meno 47,5. Questa esplosione potrebbe anche spingersi verso i 48 e mezzo già nel breve termine. Siamo ancora a 48 e 2. E appunto violati 47,5 di resistenza, ora chiaramente primo livello di supporto, abbiamo subito immediatamente centrato il target degli 1,48 e probabilmente ci stiamo dirigendo verso un secondo target in area 48,5. Ecco, possiamo apprezzare tali livelli sicuramente su un grafico di più lungo orizzonte. Ecco, siamo passati da un grafico intraday a un grafico end of day dove si nota come negli ultimi mesi, in particolare quindi dal mese di novembre ad ora, 21 febbraio, abbiamo viaggiato per quanto riguarda l'euro-dollaro in un range piuttosto largo tra gli 1,45 e gli 1,49 circa. Per cui su questo grafico end of day effettivamente i 48,5 e 49 potrebbero effettivamente essere un target anche di più ampio orizzonte. Ecco, questo dal punto di vista tecnico, per cui dal punto di vista tecnico abbiamo visto i livelli, ma oggi è stata una giornata importante, in particolare sono usciti i dati dati macro, in particolare il dato macro importante, l'indice Fed di Filadelfia, è uscito piuttosto male. È uscito in area meno 24, ben sotto le attese, ma quello che a noi interessa è il significato di questo dato. È un dato che indica la possibilità, ancora una volta, di sopraggiungere di recessione. Per cui, cosa vuol dire? Un'economia che sta andando male, in particolare questi dati americani riferiti al dollaro hanno particolarmente indebolito il dollaro nei confronti delle principali valute. In questo caso abbiamo analizzato contro l'euro e appunto, come avete notato, possiamo vedere una corrispondenza tra breakout tecnici, quindi segnali tecnici, e dati economici, quindi dati fondamentali, entrambi che hanno portato verso questo indebolimento del dollaro che ribadisco, su grafico anche di più ampio orizzonte, potrebbe avere un target in area 48,5-49, dove già si è formato questo triplo massimo,
che ha respinto l'euro dollaro verso questo supporto poco sotto l'area 1,45. Ecco, per chi fosse interessato a analisi sulle valute, consigliamo di seguire la nostra rubrica Forex di Trendy.biz, dove appunto, ripeto, quotidianamente troverete analisi sul, non solo sull'euro dollaro, ma sulle principali valute che potrebbero offrire le interessanti occasioni di trading, chiaramente correlate anche, nel caso fosse necessario, da previsioni sul mercato Forex. Ecco, per oggi è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Grazie, arrivederci.